Ciao e benvenuti nel nuovo video della comunità Open Bench Italia. Oggi vogliamo parlare se il numero 50.002 è un testo che parla della disoccupazione. È una chiacchierata, diciamo, riflessiva proprio sulla figura di disoccupato e tratta la trasformazione di disoccupato in cerca di lavoro ad autore del proprio destino. Abbiamo fatto come premessa che la disoccupazione è un problema reale creato dalla società capitalista. Dove viene valutato maggiormente quello che gli altri pensano rispetto a quello che effettivamente una persona è. Secondo noi dobbiamo trovare delle soluzioni. Queste soluzioni devono essere sostenibili e non possono essere uniche per tutti, perché dobbiamo rispettare in ogni persona la propria diversità e unicità. Quindi non esiste una formula adatta per chiunque. Però possiamo cercare la nostra soluzione possibile. Noi auspichiamo nel creare, o comunque nel spingere, nel creare qualcosa di una società dettata su altri valori, valori rispettosi, culturali e umani, e soprattutto dove non ci siano più distinzioni di classe. Quindi una società libera, una persona che deve essere libera di poter dire la propria opinione, di poter dire la propria ambizione, di poter essere libera di scegliere perché è giusto che sia così, visto che la società dovrebbe rispecchiare i bisogni delle stesse persone. Quindi non sostituire la propria libertà con quella degli altri e soprattutto cercare di capire che la nostra volontà deve essere, la volontà delle nostre azioni deve essere soltanto nostra nel rispetto degli altri, ma principalmente deve basarsi sui nostri valori, su ciò che pensiamo e non può essere, e non possiamo utilizzare la volontà collettiva da sostituire alla nostra. È un discorso un pochettino così, perché è un pochettino vario e soprattutto non è che sta seguendo un filo logico, però è quello che vogliamo dire. Vogliamo dire che una persona deve essere libera, deve avere la volontà sua per ogni azione. Non deve mai essere un'altra persona perché la società effettivamente ha delle regole, quindi è così e così va. No, ragazzi, non è così, perché accontentandosi creeremo sempre uno schema peggiorativo. Quindi dobbiamo, come se dovessimo cambiare schema. Se non ce ne danno la possibilità, amen, creiamo uno schema che fa a caso nostro, quindi un nostro schema che noi vogliamo utilizzare, perché secondo me i valori importanti sono il rispetto, libertà e umanità, e questi valori non possono essere sostituiti. Quindi sì, ok, siamo disoccupati, siamo un po' tristi, siamo magari emarginati, ma allo stesso tempo possiamo trovare una nostra strada, crearci il nostro destino, perché alla fine, facciamo un esempio: trovare il lavoro è così difficile? Ragazzi, ok, perfetto, creiamo il nostro lavoro basato su di noi, sulle nostre competenze, sulle nostre passioni. È sicuramente un metodo utile, è utilizzare tutti quegli strumenti che permettono la condivisione, però allo stesso tempo vi dovete rendere conto che dovete essere autonomi. Quindi, prima di fare tutto ciò, dovete definire i vostri obiettivi, autovalutarvi e riconoscere quali sono, insomma, diciamo, le vostre passioni, quindi creare un connubio perfetto. Dopo di ciò potete utilizzare gli strumenti che vi aiutino, quindi co-working, le piattaforme crowdfunding, magari per fare una campagna, magari all'inizio per avere una base economica da poter utilizzare, ma soprattutto cercate di risparmiare per quanto riguarda la parte, diciamo, quella che so, più futile come tipo strumenti. Per esempio, se dovete creare un'azienda, probabilmente non sarebbe, o comunque una startup, non è utile comprare i macchinari costosissimi, ma utilizzate quelli di terzi, oppure condividete il posto di lavoro con il co-working. Però non dovete mai risparmiare sulla materia, quella,
importante, quindi dipendenti, personale e ambiente lavorativo propositivo, perché queste sono le basi vincenti. Obiettivo, target, personale, punto e fine. Non ci sono altre soluzioni. Sicuramente è difficile, sicuramente si cadrà, ma se rispettiamo noi stessi, la nostra volontà, le nostre decisioni, la nostra libertà e tutti i fattori propositivi, secondo me riusciremo a fare tanto. E questo è più o meno tutto ciò che racchiude. Non vi immaginate che sia un testo lungo ed è una chiacchierata molto generale e non convenzionale, perché io, anzi, se volete scriverci, potete farlo tranquillissimamente. Noi vogliamo promuovere, incentivare e cercare di far conoscere progetti, soprattutto quelli che non vengono considerati, non perché non siano validi, ma perché magari ci sono soltanto ragazzi che l'hanno proposto e quindi, non so, per vari motivi, noi vogliamo proprio concentrarci su questi e speriamo vivamente, e soprattutto su progetti che siano propositivi, creino miglioramenti di condizioni di vita e tutto il resto. Con questo vi vogliamo salutare, speriamo vivamente che vi sia piaciuto, scaricatelo, è sotto Creative Commons, se ci dovesse essere qualche errore segnalatecelo, sicuramente noi cercheremo di correggerlo, oppure per altre domande, per informazioni, per quant'altro non esitate a contattarci. Con questo è tutto, una buona giornata e ci sentiamo al prossimo video.